Buonasera amici di assistsportivo.com, qua ci troviamo con il mister Drago. Mister, una partita difficilissima, nei primi due set molti errori in ricezione da parte delle sue ragazze, però nel terzo e quarto sono uscite la grinta e soprattutto sono uscite Martillotti e Tralli che hanno portato a casa la vittoria. Sì, vabbè, è stata anche la vittoria un po' della squadra. All'inizio abbiamo iniziato un po' tutte quante in maniera abbastanza svogliata. Questo non deve capitare, il campionato non è finito, abbiamo ancora da giocarci le prime posizioni, quindi dobbiamo andare avanti, dobbiamo credere nel nostro lavoro e dobbiamo avere l'atteggiamento giusto dall'inizio alla fine. Non dimentichiamo che abbiamo le ultime due partite con le prime due della classe e quindi dobbiamo prepararci al meglio per fare sempre bella figura. Ecco mister, durante la partita appunto si era notato che comunque Martillotti tentava sempre molti attacchi laterali, però il libero opposto della squadra ospite riceveva molto brava nella ricezione. Poi con Tralli invece dei pallonetti si sono portati dei punti molto importanti nel terzo set. Sì, questo è vero. Martillotti comunque quando ha cambiato le direzioni di uscita ha fatto veramente male all'avversario. È chiaro che lì, essendoci libero in difesa, ci tirava sui palloni. Questo è un errore che abbiamo fatto, però poi dopo abbiamo capito e siamo riusciti anche a variare un attimino i colpi o a mancare anche a chiuderli di più. Una squadra e le sue ragazze che hanno comunque sopperito anche all'assenza di Milannese. A proposito, come sta il capitano? Ma il capitano ha bisogno ancora di qualche settimana di cura, speriamo di averla per le ultime due partite, perché il problema è abbastanza serio. Sì, devo dire che soprattutto Fabiana Lupo ha tenuto bene il campo, sono soddisfatto di come ha giocato, sono contento per lei, ha fatto una bella gara. Ecco, in ultima analisi, comunque adesso vi aspetta il finale di campionato, lei ha detto contro anche le prime due della classifica della Serie B2. Quale obiettivo si può porre questa squadra? Adesso non si può dire, perché ho detto giochiamo contro le prime due. Sicuramente ci rimetteremo tutto l'impegno possibile per cercare di fare bella figura e di portare anche il risultato a casa. Per il momento stiamo facendo bene, sono soddisfatto di come sta andando il campionato quest'anno, siamo una matricola, siamo al terzo posto oggi, mancano 4 giornate alla fine, vediamo quello che succederà. Un'ultimissima che l'ho fatto pure alla vostra giocatrice Virginia Alfieri. All'inizio queste ragazze non si conoscevano, erano tutte nuove, si vede la mano del mister, ma soprattutto adesso combattono come sorelle praticamente. Al di là della mano dell'allenatore ci vuole tempo per affiatare tutti i meccanismi, muro difesa, difesa contrattacco, contrattacco muro, ci vuole tempo, ci vuole conoscenza fra di loro e questo soltanto l'allenamento può darci questi risultati. È chiaro che noi stiamo lavorando in questo senso. All'inizio era una squadra un po' diversa, adesso stiamo quantomeno migliorando un po' questi meccanismi. Perfetto, mister, un'ultima cosa, un augurio per i vostri tifosi per seguirvi in questo finale di campionato. Grazie, perché i tifosi lo meritano. Buonasera amici di assistsportivo.com, qui ci troviamo con la giocatrice Alfieri, buonasera. Buonasera a tutti. I primi due set un po' che non mettevate la partita KO, poi alla lunga siete usciti con grinta e carattere. Beh, succede così a volte dopo le partite, cioè durante le partite post vacanze. Abbiamo fatto qualche giorno di pausa per le festività pasquali, quindi insomma è stato un po' ritrovare il ritmo un po' difficoltoso. Loro poi comunque erano ben organizzate, ci tenevano comunque a fare risultato perché non hanno ancora la salvezza matematica, quindi hanno giocato bene nella prima parte della partita. Poi noi abbiamo insomma messo piede sull'acceleratore. Era importante vincere appunto perché comunque dovevate assestarvi nella zona playoff, siete terze. Ecco, quali obiettivi si può porre questa squadra? Avevamo necessità di prendere i 3 punti anche perché per il risultato dell'altra squadra del Taranto, che non è stato insomma dei migliori per loro, per noi sì, quindi volevamo a tutti i costi prendere i 3 punti e ci siamo riusciti. Il nostro cammino prosegue passo dopo passo e insomma abbiamo comunque 2 scontri contro le prime due in classifica che saranno duri, quindi non facciamo programmi, almeno non mi sento di fare ancora i programmi io personalmente,
guardiamo partita dopo partita, insomma. Senti, all'inizio della stagione eravate tutte giocatrici nuove, comunque non vi conoscete. Adesso in questa partita ho notato che praticamente siete un gruppo affiatato, siete praticamente sorelle, un altro po'. Sì, beh, è chiaro che all'inizio bisogna sempre trovare un po' i meccanismi, soprattutto quando si è tutte nuove e non ci si conosce. Adesso, oggi abbiamo anche giocato con l'assenza di Mina, che è stata sostituita dignitosamente da Fabiana Lupo, e nell'ultimo set ha fatto il suo ingresso in campo anche Veronica De Meo, che insomma non hanno fatto rimpiangere le titolari. Insomma, siamo riuscite ad amalgamarci giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, quindi... Un'ultima domanda prima di lasciarti andare alla consueta doccia, un augurio a tutti i tifosi che vi seguono e che per queste altre due partite difficilissime contro le prime due della classifica. Lo so che adesso fa caldo, c'è il sole, tutti vogliono stare in giro la domenica, però sono forse le partite più belle, perché in questo momento del campionato tutti giocano al massimo, quindi sia le prime in classifica che le ultime. Non mancate, perché il vostro sostegno è quel pizzico in più che può darci, insomma, un grande risultato. Perfetto, ti ringraziamo Virginia e alla prossima. Grazie a tutti voi, un abbraccio.